lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per l'inclusione sociale. L'immigrazione aumenta la competizione, ma i migranti non vanno colpevolizzati perché essi sono vittime dell'inequità di questa economia che scarta e delle guerre. Fa piangere vedere lo spettacolo di questi giorni in cui esseri umani vengono trattati come merci. Famiglia salesiana, io ho pensato tanto cosa dirvi, io ho scritto cosa io volevo dirvi, ma è troppo formale. Educazione, ma educazione alla misura della crisi. Non pensiamo che questi ragazzi di strada, oggi come stanno lì, io penso, mia patria, che dove li conosco, possono andare subito a fare il liceo classico, il scientifico, ma diamole qualcosa che sia fonte di lavoro. Dei lavori piccoli, anche lavori oggi sì, domani no, perché, ma aiuta. Un'educazione d'emergenza. Credo che i ragazzi di strada oggi hanno bisogno di educazione di emergenza. Poco tempo, ma con un mestiere pratico che possano fare qui, là, 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 e poi si vedrà. A me danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pensione a 20 anni. Eh sì. Sono invecchiati presto. La realtà, vivere la realtà, e se questa realtà è vetro e non diamante, io cerco la realtà contracorrente e faccio la mia realtà, ma una cosa che sia servizio per gli altri.